Look, it may work and it may not work. And I agree with the doctor what he said. May work, may not work. I feel good about it. A lot of good things have come out about the hydroxy. A lot of good things have come out. And you'd be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers, before you catch it. I happen to be taking it. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine. I'm taking it. Hydroxychloroquine. President Trump says he's taking an anti-malaria drug as a precaution against coronavirus, even though American health authorities have warned against it. The US Food and Drug Administration said several weeks ago that there was no proof that hydroxychloroquine was effective against the virus and that it could cause heart problems. Donald Trump is not the only person who thinks hydroxychloroquine might be effective. A lot of practicing physicians think so too. It's been around for 40 years for malaria, for lupus, for other things. I take it. Frontline workers take it. A lot of doctors take it. Excuse me. A lot of doctors take it. I take it. And a lot of people are taking it. A lot of doctors are taking it. A lot of people swear by it. It's gotten a bad reputation only because I'm promoting it. So I'm obviously a very bad promoter. If anybody else were promoting it, they'd say this is the greatest thing ever. All'inizio della storia c'è stato un certo signor Trump, no? Ha letto Raoul, le altre cose che facevano i francesi, e ha detto, ecco, noi abbiamo un farmaco semplice che non costa niente, che risolve il problema. Poi c'è stato anche Bolsonaro in Brasile. Ha messo un po' la clorochina su un discorso non soltanto scientifico, ma anche politico. Perché Plaquenil, idrossiclorochina, è diventato il farmaco dei populisti? Innanzitutto perché è un farmaco di pronta e semplice somministrazione, e quindi di fronte ai grandi numeri degli Stati Uniti e del Brasile, questo farmaco è stato rapidamente impiegato nel tentativo di avere pronte e rapide risposte all'epidemia. Purtroppo l'averla collocata in una parte dello schieramento politico mondiale ha creato sicuramente dei danni. Sta succedendo la stessa cosa in Italia, perché purtroppo nessuno ha provato a discutere in maniera chiara, non politicizzata, sull'utilizzo di questo farmaco. Chiaramente qualcuno ha capito che c'era un'esigenza a livello territoriale di chiarezza, e su questa cosa evidentemente chi ha avuto buon naso come l'onorevole Salvini e come la Lega ha sicuramente preso la palla al balzo. Ci sono persone che si sono schierate con Trump per dire se la usa uno la uso pure io, e altri però che possono aver fatto anche un errore al contrario, cioè dire se Trump e tutti questi politicanti usano idrossiclorochina, politicanti che dicono bugie, che dicono sciocchezze, complottisti, allora forse l'idrossiclorochina non va bene comunque. Ecco, questo discorso non va bene. Cioè, la scienza è fuori dalla politica. La scienza ha i suoi criteri. Questo purtroppo ha creato una corrente di pensiero ostile a prescindere. E questo, secondo me, non va bene quando si parla di salute delle persone e di farmaci. Diciamo, si è formata una cattiva fama anche fra gli scienziati dell'idrossiclorochina. Allora, noi dobbiamo buttare a mare questa cattiva fama e vedere se c'è ancora spazio per questo farmaco. Tutti i medici che dicono noi li trattiamo con idrossiclorochina a casa stanno veramente sbagliando completamente? Io sono un uomo di scienza, e a parte il discorso, diciamo, come medico che vorrei vedere che non c'ho più questi pazienti, che nessuno muore, però voglio anche sapere, ma l'idrossiclorochina veramente ha funzionato o no? Torniamo all'inizio di questa vicenda. Perché la comunità scientifica internazionale aveva inizialmente individuato nell'idrossiclorochina un potenziale farmaco anti-Covid? Questa storia ha inizio in Italia, durante l'epidemia di SARS del 2003. Quell'anno Andrea Savarino era un ricercatore ospite nel Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, diretto dal professor Antonio Cassone. Andrea è stato nel mio laboratorio in quegli anni ed era molto interessato a questo sistema che si chiama repurposing drugs, cioè prendere dei farmaci semplici molto attivi su certe malattie e riproporli per altre malattie quando queste altre malattie non hanno ancora dei farmaci ottimi a disposizione per la cura.
E in quest'ottica è nato per Andrea Savarino il problema dell'idrossiclorochina, che normalmente è stato sempre usato come antimalarico oppure come, diciamo, adiuvante, una sostanza che aiuta a tenere sotto controllo l'infiammazione nelle malattie infiammatorie tipo artrite reumatoide, lupus eritematosus e così via. Un giorno proprio mi venne lui stesso a dire: Antonio, ma adesso c'è la SARS, nel 2002 abbiamo avuto lo scoppio della SARS, questo nuovo coronavirus che nessuno conosceva, una malattia difficile con altissima mortalità. E lui ha fatto questa sperimentazione insieme ad altri miei collaboratori e è venuto un giorno facendo vedere il grafico in cui si vedeva che l'aggiunta di idrossiclorochina alle cellule in cultura bloccava, diciamo, bene, molto bene, non poco, molto, la replicazione del virus della SARS. E quindi scrivemmo un paper che fu subito accettato perché era una cosa molto nuova. E fra l'altro, lavorando insieme, già allora capimmo che l'idrossiclorochina aveva tante altre attività. Non era solo attività antivirale, aveva anche un'attività immunomodulatrice e antinfiammatoria. E questa è una cosa che poi ci ha aiutato molto a capire come poteva funzionare l'idrossiclorochina nel paziente Covid-19. Questa attività fatta da Andrea con noi, siamo nel nostro gruppo di lavoro, è stata chiaramente confermata da altri. Due gruppi cinesi, appena si è saputo di questo virus, loro hanno subito usato l'idrossiclorochina, hanno citato molto il nostro lavoro e hanno dimostrato che l'idrossiclorochina in vitro, nello stesso sistema che noi avevamo usato per il primo virus della SARS, bloccava la replicazione del virus. Questi studi sull'idrossiclorochina fanno sì che il farmaco venga inserito nel protocollo di cura ospedaliero del Covid-19 per rispondere all'emergenza sanitaria e per testarne l'efficacia. L'idrossiclorochina è un farmaco di facile somministrazione perché il protocollo prevedeva la somministrazione di 2 compresse al giorno per un periodo breve, per 7 giorni, ed era un trattamento riservato inizialmente ai malati che venivano ricoverati. Se si riesce a trattare precocemente l'infezione virale, verosimilmente si riusciva a fermare quel processo che poi si innescava ed era un processo catastrofico perché poi portava alla complicanza soprattutto dei polmoni ma anche di altri organi. Dato che la somministrazione è facile, 2 compresse al giorno, il periodo è breve, è tollerata relativamente bene, lo stesso protocollo utilizzato in ospedale si è aperto sul territorio e l'ho somministrata e l'ho consigliata a centinaia di pazienti, ma così tanti medici di medicina generale. La facilità di somministrazione dell'idrossiclorochina porta quindi il dottor Cavanna ad utilizzarla anche a livello domiciliare nel territorio piacentino. Ma anche in Lombardia nascono esperienze simili. Il 27 febbraio 2020 un gruppo di medici del Milanese crea un gruppo WhatsApp dal nome Medici in Prima Linea, con l'obiettivo di costruire una rete di rapida consultazione nella medicina generale per trovare una risposta efficace all'epidemia. I medici in prima linea sono nati immediatamente quando c'è stato il primo contatto con la pandemia. Nel giro di pochi giorni, insieme alla collega Laura Frosale, abbiamo pensato che ci sarebbe stato bisogno di un sistema di collegamento rapido tra medici, soprattutto tra noi che ci conoscevamo, per trovare eventualmente una risposta a problemi che immaginavamo sarebbero venuti. Quindi lei ha lanciato l'idea, io l'ho messa in pratica e nel giro di poco tempo il gruppo è cresciuto. Adesso siamo arrivati a 170 medici che coinvolgono anche medici non solo lombardi. Abbiamo colleghi del Lazio, abbiamo colleghi del Piemonte, del Bresciano. Noi in questo gruppo abbiamo qualunque tipo di specialista, anche colleghi ospedalieri, anche liberi professionisti. Abbiamo 2 psichiatri, abbiamo degli psicologi di supporto anche ai medici. Quindi abbiamo creato una rete di sicurezza e di consultazione rapidissima perché qualunque quesito ha un'attesa media di 10 minuti per avere una risposta, perché si è creata una specie di intelligenza collettiva per cui ognuno ha delle sue piccole quote di competenza che mette a disposizione per gli altri rapidamente. Il gruppo nasce per supplire alla mancanza di chiare e univoche indicazioni nazionali e regionali. Infatti, la prima circolare del Ministero della Salute per coordinare la gestione domiciliare dei pazienti viene pubblicata solo il 30 novembre 2020. Nella prima fase, AIFA e tutti gli organismi regolatori hanno lasciato i medici del territorio completamente senza linee guida. Cioè nessuno ci ha detto cosa si poteva o non si poteva fare in quel momento. Il trattamento domiciliare non era stato neanche concepito. L'esempio negativo massimo è stato la Lombardia, in cui abbiamo avuto dei mesi in cui su 2 soggetti infettati, uno stava in ospedale. Ma com'è possibile? Sappiamo che il 12-15% massimo va a finire in ospedale.
e di questi il 7-8% va in una situazione grave e può andare in terapia intensiva. Ma come in questa condizione, in cui il 15% massimo deve andare in ospedale, tu ce n'hai uno in ospedale e uno a casa, cioè il 50% va in ospedale? Non hanno minimamente considerato il fatto che molti soggetti possono essere stati a casa. L'ospedale in Lombardia è diventato il centro del mondo. Mangiagalli e i medici in prima linea, dopo alcune settimane di confronti sui farmaci da adottare, il 23 marzo stilano una guida di pronto intervento che prevede la somministrazione di tre farmaci, azitromicina, eparina e idrossiclorochina. L'efficacia di questa terapia era infatti stata avvalorata sul campo tra febbraio e marzo dal medico francese Didier Raoult, a capo dell'Istituto Ospedaliero Universitario di Marsiglia, centro di avanguardia nella ricerca e nel trattamento delle malattie infettive, e viene successivamente confermata anche dal professor Pierluigi Viale, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Inoltre, un collega del dottor Mangiagalli, il dottor Moretti, in costante contatto con i colleghi cinesi, viene a conoscenza dell'utilizzo continuativo in Cina dell'idrossiclorochina come farmaco di riferimento per il trattamento del Covid-19. La connessione tra questa esperienza drammatica che stavamo vivendo nella periferia milanese e i rapporti che arrivavano dalla Cina mi hanno indotto a rendere noto che in Cina si stava usando l'idrossiclorochina come uno degli antivirali. Per cui ho cercato di far girare queste informazioni, dando una mano al gruppo dei medici in prima linea che decideva di passare a un'azione più incisiva verso i pazienti, passando dalla semplice somministrazione di tachipirina e monitoraggio del saturimetro in attesa che i pazienti o guarissero o si aggravassero, a un intervento più attivo che prevedeva questi tre caposaldi, cioè l'uso dell'azitromicina, dell'idrossiclorochina e l'eparina frazionata per evitare l'aggravamento. E devo dire che pur l'esperienza con tutti i limiti, l'esperienza nostra dalla metà di marzo in poi è stata estremamente positiva, perché abbiamo visto drammaticamente ridursi il numero dei pazienti che andavano in ospedale con questa terapia. A inizio marzo, quindi, sulla scia delle promettenti evidenze cliniche nel territorio italiano e internazionale, prende l'avvio la terapia domiciliare dei medici in prima linea. Sulla base delle informazioni che abbiamo acquisito in quel momento, che erano pochissime, quindi con contatti in ospedale, leggendo qualche rivista, qualche articolo che usciva, abbiamo deciso di iniziare a trattare i pazienti così. Da quel momento tutti i medici che avevano pazienti che stavano a casa con febbre elevata, tosse, sintomi assolutamente Covid correlati, non hanno più visto ricoverare i loro pazienti in ospedale. Non siamo ancora riusciti a raccogliere tutti i dati perché è stato un momento di grande confusione, però se sommiamo i nostri pazienti, quei 300 pazienti che ha trattato il dottor Cavanna a Piacenza a domicilio, i colleghi dell'Alessia del Basso Alessandrino che hanno fatto la stessa cosa, peraltro con una dose di idrossiclorochina consegnata direttamente dall'ASL a casa dei pazienti, colleghi nella Bergamasca e altri colleghi in giro per l'Italia, stiamo parlando di un numero di malati trattati rilevante, purtroppo non arruolati in nessuno studio clinico e di cui probabilmente si perderà anche traccia. Certamente tutti quelli che hanno utilizzato questo farmaco non hanno avuto effetti collaterali gravi, perché se fosse capitato anche solo nel nostro gruppo di vedere pazienti ricoverati in cardiologia o con qualche evento cardiaco improvviso, avremmo smesso tutti di usare l'idrossiclorochina immediatamente. Tenendo conto che questi tre farmaci che abbiamo usato li usiamo da decenni, l'idea che nell'epoca del Covid, in una situazione di pandemia e di gravità assoluta, si metta sotto la lente di ingrandimento una triade di farmaci che usiamo tutti da anni, è sembrato effettivamente strano. Anche perché, ripeto, nessuno di quelli che ha usato questo schema ha riportato eventi avversi gravi. Personalmente, noi, io e l'infermiera abbiamo visto più di 300 persone, abbiamo visto personalmente, visitati, fatti gli esami, però so che i colleghi delle USCR hanno viste diverse migliaia, altri colleghi di medicina generale, centinaia se aggruppiamo tutti assieme. Quindi se mettiamo tutti assieme sono diverse migliaia viste sul territorio piacentino. Poi è chiaro che sulle migliaia qualche paziente deceduto c'è sicuramente, sono compresi anche le RSA, quindi persone molto anziane,
Però se facciamo il conto dei ricoveri sulle migliaia di persone viste, cioè i ricoveri sono veramente in percentuale molto bassi. I ricoveri dei pazienti che ho visto io sono, dico meno del 5%, ma sono molto meno del 5%. Un'altra esperienza significativa è quella del dottor Garavelli, primario della divisione di malattie infettive dell'ospedale Maggiore di Novara, ricercatore e autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche, che testa l'uso dell'idrossiclorochina prima in ambiente ospedaliero e poi domiciliare, portando i farmaci direttamente a casa dei pazienti che hanno ricevuto una prescrizione. Inizialmente sono stati ricoverati i pazienti che risultavano Covid positivi, sia quelli asintomatici che quelli con una sintomatologia più leggera che quelli con una malattia assolutamente più impegnativa. Ebbene, ci accorgemmo da subito che se idrossiclorochina, Plaquenil, aveva efficacia era nelle fasi iniziali della malattia. I pazienti trattati immediatamente con l'idrossiclorochina, il Plaquenil, in capo a pochi giorni andavano incontro a risoluzione della malattia. Mentre l'esperienza di cura con idrossiclorochina sembra aver dato risultati promettenti in diversi territori d'Italia, il professor Cassone continua le ricerche scientifiche per comprendere meglio il funzionamento di questo farmaco contro il Covid-19. Il virus, diciamo, scatena l'infiammazione e questa in alcuni soggetti predisposti fa questo blocco e questa patologia. L'idrossiclorochina può far bene al paziente perché è antivirale o può far bene al paziente perché gli blocca l'infiammazione? Ma l'infiammazione quant'è che avviene? Avviene solo alla fine, quando il paziente anziano con i fattori di rischio, con la comorbidità sta in grande difficoltà, o avviene anche un po' all'inizio l'infiammazione? E magari la idrossiclorochina può controllare l'infiammazione anche all'inizio? Nei soggetti, per esempio, non gravi? Se questa la teoria è vera, qui la discutiamo, forse l'idrossiclorochina è più importante come antinfiammatorio all'inizio, in un certo tipo di soggetti, e evita che tu lo porti in ospedale. Quindi ci siamo trovati a discutere esattamente le stesse cose che dicono alcuni medici in Piemonte, in Emilia Romagna, in Lombardia, che dicono: noi trattiamo i pazienti, specialmente quelli giovani, subito in questo modo per evitare questa infiammazione. Intanto, nella regione Campania muove i primi passi un'altra significativa esperienza legata all'idrossiclorochina. L'avvocato Eric Grimaldi nota un'importante falla comunicativa fra le sanità regionali e le diverse esperienze territoriali dei medici di base. Decide così di creare una rete nazionale di condivisione delle esperienze mediche sull'epidemia. In questo mio gruppo che fondai ad inizio di aprile, che si chiama Terapia Domiciliare Covid-19 in ogni regione, confluivano tanti medici che volevano aggiornarsi. Questa possibilità ha dato spazio ad un confronto sulle cure, quindi collegando la Lombardia alla Sicilia, collegando quindi Mangiacalli, 150 medici in prima linea della Lombardia, con il professor Luigi Cavanna di Piacenza, con il professor Claudio Puoti di Roma, con medici siciliani, campani, pugliesi, calabresi, delle Marche, che volevano ovviamente capire come curare questo virus da dove fosse arrivato in modo importante anche nelle loro regioni. Cercavamo di creare un unico paniere dove c'erano tutte le informazioni per quelli che erano i farmaci utilizzati in fase precoce e ai primi sintomi, per far sì che medici dei territori, delle regioni meno fortunate, perché non funzionavano come Emilia Romagna e Veneto, potessero avere una conoscenza minima di quello che erano i farmaci da utilizzare. La problematica sorgeva perché noi volevamo un protocollo univoco di cura. Se è vero che non ci devono essere discriminazioni territoriali, è pur vero che ci deve essere un protocollo per le terapie domiciliari precoci ai primi sintomi, univoco per tutti gli italiani. Il gruppo Facebook Terapia Domiciliare Covid dell'avvocato Grimaldi diventa velocemente una piattaforma largamente utilizzata per divulgare informazioni ed esperienze di molti professionisti sanitari su tutto il territorio nazionale. Ma il 22 maggio avviene un episodio chiave. La prestigiosa rivista scientifica The Lancet
pubblica uno studio statunitense in cui viene rilevato un aumento del tasso di mortalità e dell'insorgenza di gravi aritmie cardiache in pazienti Covid trattati con idrossiclorochina. Lo studio pubblicato segna un decisivo cambio di rotta nella somministrazione e nello studio dell'idrossiclorochina. Il 25 maggio l'OMS interrompe temporaneamente i trials su clorochina e idrossiclorochina, manifestando preoccupazione per la sicurezza dei pazienti. Mentre l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, sospende l'autorizzazione all'utilizzo di idrossiclorochina per il trattamento del Covid-19 al di fuori degli studi clinici. Ma le critiche allo studio apparse su The Lancet non si fanno attendere. 120 ricercatori di tutto il mondo, notando stranezze nei dati statistici, scrivono all'editore della rivista per chiedere spiegazioni chiare e tempestive. Il 2 giugno The Lancet pubblica sul suo sito una nota di scuse e ritira la pubblicazione dello studio. Lo studio di Lancet è stato ritirato perché chiunque avesse visto quello studio si rendeva conto che era stato fatto in troppo poco tempo, con pochissime persone a fare una ricerca su un numero spropositato di cartelle, attraverso un sistema di intelligenza artificiale che avrebbe letto queste cartelle e ne avrebbe estratto dei dati. E chiunque leggeva quello studio all'inizio poteva avere una sensazione che non era uno studio sinceramente efficace dal punto di vista scientifico. Nonostante questo, Lancet l'ha pubblicato ed è stato poi costretto a ritirarlo proprio perché le evidenze scientifiche e tutta la comunità scientifica si è ribellata a questa tipologia di studio. Non ci si aspettava che un cardine dell'informazione scientifica come Lancet cadesse in un errore di questo genere, anche perché tutti i reviewer che fanno un'analisi degli studi prima di pubblicarli sono dei censori incredibili, quindi l'idea che sia scappato a Lancet uno studio del genere è perlomeno sospetta. Ma come l'hanno fatto questo lavoro? L'hanno preso attraverso una società privata che si chiama Surgisphere. La Surgisphere è una società che un grosso clinico ha fatto per dire: voi tutto il mondo mi date le cartelle cliniche, i record elettronici, questa massa costruisce quello che dobbiamo sapere per fare poi i trials e vedere bene quale farmaco usare o no. Quindi quando uscì il lavoro c'erano delle cose strane e molti di noi, me compreso, hanno detto: vogliamo vedere i dati, cioè, sono cose strane, vogliamo capire i dati. E quello, sa come hanno risposto? L'autore Mera ha risposto: ma i dati non ve li possiamo dare, non li potete vedere perché quella è roba privata, noi abbiamo degli accordi con i nostri clienti. Ma come? Ma io mi chiedo, e l'ho scritto sulle pubbliche, come questa è la fine della rivista. Io mi chiedo come ha fatto Lancet a pubblicare una cosa del genere, quando i dati su cui tu basi il tuo giudizio di un farmaco è buono o no, ma non è solo idrossiclorochina, anche altri farmaci, tu sono di natura privata, e se io te li chiedo tu non me li fai vedere. Ma se tu non me li fai vedere, scusa, io poi non sono sicuro che l'hai interpretato correttamente, no? Certi risultati erano strani. Ma com'è che l'idrossiclorochina improvvisamente fa venire l'infarto? Ma com'è sta cosa? Sarà pure una dose più alta, ma insomma, tutti volevano vedere questi dati e sono stati nascosti. Quindi Surgisphere, grazie a Dio, l'abbiamo cancellata e Lancet adesso ha messo una pratica per cui tu devi dichiarare certe cose prima di poter pubblicare il lavoro. Cioè i dati devono essere a disposizione, di fatto, devono essere disponibili per tutti. L'OMS a sua volta si fida di queste riviste, certamente. Dico, come ha detto Lancet, così si fa, ma quando mai? L'OMS non deve basarsi su quello che dice una rivista, deve basarsi sull'opinione comune della scienza. E quando non c'è, deve dire non si sa. E quindi cerchiamo di fare, promuovere la sperimentazione che ce la faccia conoscere. Lo schema che abbiamo utilizzato noi nella prima fase è uno schema molto meno aggressivo, che prevedeva un dosaggio molto più basso, e che non ha portato di fatto nei nostri malati, ma in tutti i malati anche del dottor Cavana, anche di altri colleghi che l'hanno utilizzata, ma nemmeno nei colleghi ospedalieri che hanno usato estensivamente l'idrossiclorochina nella prima fase, nessuno ha notato questo aumento di patologie cardiache, soprattutto di disturbi del ritmo. È stato pubblicato anche nel mese di luglio uno studio retrospettivo dell'ospedale Monzino, che è un centro di eccellenza cardiologico, che ha dimostrato che nessun paziente trattato con idrossiclorochina in fase acuta della malattia abbia avuto il temuto prolungamento del QT o problemi di aritmie gravi. La sensazione che tutti noi abbiamo è che se utilizzata con criterio in una certa tipologia di pazienti, il rischio si possa decisamente considerare molto basso.
In Italia ci sono centinaia di migliaia di soggetti, purtroppo, che soffrono di artrite reumatoide, di lupus eritematoso e li stanno prendendo normalmente. Sono soggetti che prendono a vita 200 o 300 mg al giorno di idrossiclorochina, a vita. In seguito alla ritrattazione dello studio, il 3 giugno l'OMS annuncia la ripresa degli studi sull'idrossiclorochina. Ma avviene un nuovo colpo di scena. Due giorni dopo, il 5 giugno, vengono pubblicati i risultati di un trial randomizzato sull'idrossiclorochina commissionato dall'OMS, lo studio Recovery. I risultati di Recovery non sottolineano nessuna pericolosità collaterale del farmaco, ma mostrano che all'interno del trial non sono emerse differenze nella mortalità o nei tempi di guarigione per i pazienti trattati con idrossiclorochina, che sarebbe quindi inefficace. Per l'OMS il caso è chiuso e sospende la sperimentazione, mentre l'AIFA continua a negare l'autorizzazione all'utilizzo del farmaco nella terapia del Covid-19. Ma anche lo studio Recovery è oggetto di aspre critiche da parte della comunità medico-scientifica, perché è effettuato su pazienti ricoverati in ospedale, quindi in fase avanzata della malattia, e con alti dosaggi, molto superiori a quelli utilizzati dai medici italiani e francesi. I pazienti trattati, soprattutto nelle casistiche americane, sono pazienti ospedalizzati in fase assolutamente avanzata della malattia, dove noi sappiamo già che per tutta una serie di ragioni Plaquenil è scarsamente efficace nei polmoni. Da vecchio infettivologo so benissimo che per avere un successo nel trattamento di una malattia infettiva questa deve essere trattata il più precocemente possibile. Se la tratto tardi, quando poi si sono stabiliti dei danni non dovuti al virus, ma nel caso di Covid ad una risposta infiammatoria esuberante, beh, c'ho ben poco da fare. In più, per cercare di far raggiungere a idrossiclorochina dei livelli efficaci nel polmone, ne sono state somministrate dose estremamente elevate, molto più elevate di quanto è la nostra esperienza italiana. Lo studio Recovery è uno studio che è stato creato prendendo molti pazienti da tantissimi centri, dove è stato somministrato un dosaggio di idrossiclorochina decisamente molto più alto rispetto a quello che usiamo noi, ma è un dosaggio che non si capisce per quale motivo sia stato utilizzato, proprio perché l'esperienza sul campo di anni di utilizzo dell'idrossiclorochina non avrebbe mai richiesto. Probabilmente lì è stato fatto per cercare di massimizzare l'effetto in una situazione di emergenza, sperando che all'aumento del dosaggio corrispondesse una maggiore efficacia, invece efficacia non c'è stata. Ma il problema grosso è che un ente regolatorio così importante come l'OMS, sulla base di questo studio molto criticato, abbia fatto una scelta così drastica di togliere dalla cura del Covid, quando è una malattia questa in cui non abbiamo farmaci, soprattutto nella fase precoce. Viviamo un momento, secondo me, anche di crisi della scienza, di crisi del confronto scientifico. La strategia attuale, che prevede una strategia di fatto attendista per i malati domiciliari, fa sì che improvvisamente, perché è successa così anche nell'ondata precedente, un numero sempre maggiore di malati si complichino improvvisamente. E se io a casa non ho possibilità di fare un tampone in tempi decorosi, non ho un farmaco per trattare il paziente, non posso fare nessun tipo di diagnosi, allora a questo punto non serve neanche che ci sia un medico di medicina generale a seguire i pazienti. Conviene che la protezione civile distribuisca saturimetri a tutti quelli che stanno male, ognuno si attacca un saturimetro sul dito, lo tiene finché scende la saturazione 90, a quel punto chiama il 118 o un servizio di emergenza e si fa ricoverare, perché questa è la realtà dei fatti. Senza una rete territoriale dove io, dottor Mangiagalli, posso fare la diagnosi qua vicino o in un ambito territoriale ragionevole, cosa ci sto a fare? Per visitare un paziente con la polmonite, dove non posso curarla con l'antibiotico perché mi dicono che è una polmonite virale, se non posso avere un esame di diagnostica d'immagine, un'ecografia del torace per esempio, un attacco del torace, non posso avere degli esami del sangue, io di quel paziente so solo quello che lui mi racconta, che fa fatica a respirare, che ha il dolore al torace e la febbre. A questo punto cosa faccio? Lo mando in ospedale. Ma se noi mandiamo in ospedale troppi pazienti, il pronto soccorso dice che gli mandiamo troppi pazienti.
In questo rapido susseguirsi di studi clinici, spesso contraddittori e poco chiari, molti medici che hanno assistito i malati di Covid sul campo sottolineano l'importanza delle evidenze terapeutiche riscontrate e degli studi osservazionali, che spesso possono essere fatti solo in maniera retrospettiva, soprattutto durante un'emergenza sanitaria. Non c'è una struttura di supporto organizzativa, nessuna casa farmaceutica è interessata a sponsorizzare una ricerca su un farmaco che costa pochi euro. E quindi, non essendoci fondo, non essendoci un interesse delle strutture governative, e non so come mai nessuno a livello di strutture governative si è occupato di proporre una cosa del genere, i medici di medicina generale da soli, degli studi controllati preospedalieri sul territorio, non sono in grado di farli, perché ci vuole tutta una parte burocratica sul reperimento del consenso, il tracciamento dei pazienti, seguire i pazienti anche da un punto di vista proprio formale, con una struttura segretariale e di supporto che non c'è, cioè si fa fatica a stare dietro la routine corrente, io credo che sia impensabile, a meno che non ci sia o un'agenzia governativa o qualche grosso sponsor che decide di investire in questo tipo di ricerca. Gli studi cosiddetti retrospettivi, che quelli che facciamo noi più frequentemente, hanno comunque un valore che l'AIFA o gli altri enti regolatori considerano di un valore inferiore. Cosa vuol dire retrospettivo? Vuol dire che io ho curato 3.000 malati con una medicina, vado a vedere le loro, tutti i loro dossier e vedo il sesso, l'età, le ecopatologie, che cure hanno fatto e l'esito delle cure. Quindi è limitato perché il retrospettivo non è prospettico, però ha un significato importante. E proprio su idrossiclorochina vi è uno studio italiano pubblicato a settembre su 3.400 erotti pazienti ospedalizzati, in cui l'idrossiclorochina ha ridotto il 30% la mortalità. Malati ospedalizzati, quindi c'è un setting meno favorevole, e in contemporanea c'è uno studio belga di 8.000 erotti pazienti, anche questo retrospettivo, in cui l'idrossiclorochina riduce la mortalità del 30%, fatta a dosi, che ci siamo detti, a dosi umane. Questi studi sembra quasi che non vengano considerati, però 3.400 e 8.000 pazienti, la riduzione della mortalità del 30%, almeno un po' di attenzione dovremmo darla. Si è visto che se usavano la dose classica che si usa con l'antimalarico o con l'antiartrite reumatoide, cioè dosi basse, l'uso di idrossiclorochina comportava un minore rischio di mortalità nei pazienti ospedalizzati, il 30% di meno. Questi sono studi pubblicati. C'è stata molta difficoltà a pubblicare questi studi, molta difficoltà. Molti editori non li volevano pubblicare, perché questi studi si chiamano studi osservazionali. Controllati, ma sono osservazioni, non sono studi clinici, diciamo, canonici. È chiaro che l'idrossiclorochina può essere attiva perché ha trovato un gruppo che magari sarebbe guarito meglio da solo, anche senza dare niente. Non dicono tutta la verità, cioè ti fanno capire che ci può essere un'attività dell'idrossiclorochina, ma poi la dovresti confermare con uno studio randomizzato controllato. Quello che noi sosteniamo è: facciamo uno studio ampio con 20.000, 30.000, 40.000 soggetti e lì vediamo esattamente quanti soggetti possono trarre beneficio dall'idrossiclorochina a livello domiciliare. Noi stiamo a fatica cercando di pubblicare i dati sulla cure precoci domiciliari. Ci riusciremo a pubblicarli perché ci riusciamo, sono lì. E come oncologo, gli studi clinici randomizzati sono la base delle nostre conoscenze. Però oggi, e ci tengo molto a sottolineare questo, si confonde il fine col mezzo. Cioè lo studio di ricerca è un mezzo per curare meglio la gente. Invece è considerato il fine, lo studio clinico c'è, siamo felici, siamo contenti. Vorrei portare le persone che decidono a vedere i malati che non respiravano, curati con idrossiclorochina, che adesso stanno bene, sentire le loro storie, perché se uno è un miracolo, due sono due miracoli, può succedere, tre se andate a Lourdes, se cominciano ad essere 30, 40, 50, 200, 300, uno deve pensarci un attimo. Perché lo studio Recovery o altri pubblicati sulla rivista più importante, il New England, dicono che l'idrossiclorochina fa male, però si comincia a vedere delle persone che stavano malissimo e adesso stanno bene, dice ma forse ci ripensiamo.
Noi viviamo davvero in un periodo in cui, e ripeto una frase, una bella frase, un filosofo francese moderno, che dice: siamo di fronte ad una ipertrofia dei mezzi, i studi clinici sono fatti bene, ed una drammatica ipotrofia dei fini. Il fine è curare la gente, il fine è che muoiano meno e che guariscono di più. Ma sembra che interessi poco questo, sembra che interessi molto lo studio clinico. Uno studio ben disegnato richiede tempo e richiede soprattutto di trattare alcuni pazienti ed altri no, per vedere quanto il farmaco è efficace. Qui siamo in presenza assolutamente di una emergenza. E quindi io per primo, assieme a tanti altri colleghi, abbiamo dovuto abbandonare la tastiera e il computer per fare la bella pubblicazione scientifica e operare in fase emergenziale e trattare tutti i pazienti. Tanti di noi hanno cercato di pubblicare questi lavori, queste casistiche frammentarie. Hanno avuto poco successo per quanto riguarda la pubblicazione. Poi, se ci si mette anche il fatto che alcune riviste nei confronti di Plaquenil ragionano in un modo sotto gli occhi di tutti, io mi riferisco al famoso lavoro farlocco di Lancet, potete comprendere che perforare le stesse riviste con lavori che dicono che Plaquenil può funzionare nelle fasi precoci della malattia è ancorché più difficile. E quindi siamo molto dipendenti tutti, ma questa è una cosa alla luce del sole, però una riflessione la dobbiamo fare, molto dipendenti dall'industria, cioè dalle multinazionali. Il rischio è che poi utilizziamo solo farmaci che sono che l'industria vuole mettere sul mercato e contratta con AIFA, con gli altri enti regolatori, quando magari altri farmaci che possono essere efficaci e magari meno costosi non vengono portati avanti perché nessuno fa portare avanti le sperimentazioni. Dovrebbero essere, secondo me, i governi dei paesi a investire di più su questo e probabilmente a distanza guadagnerebbero. Si cerca sempre di dare delle risposte di emergenza, ma capisco anche, però se noi rispondiamo sempre all'emergenza non avremo mai la possibilità di fare una pianificazione anche sulla costo efficace di tanti farmaci, fra cui questo che magari ha degli aspetti che non studieremo mai, perché se il produttore non te li fa studiare, ma chi se li studia? Nessuno. Noi abbiamo un organo che è importante, che è l'AIFA, no? L'Agenzia per il controllo dei farmaci. È solo quando l'AIFA decide di finanziare bene questo e di prenderlo in carico, si possono mobilitare quelle energie che ti fanno fare bene il trial. Quindi, a parte la regione, l'AIFA, quelli che hanno la responsabilità di approvare i farmaci. Ecco, proprio l'AIFA non ci crede a questo. Dice sempre, quello che dirà, no, chi mi approva i farmaci deve essere convinto che si può fare. Ma se sono convinti perché hanno in mente Solidarity, Recovery, hanno dimostrato che non c'è, faglielo capire che quelle hanno usato 12 grammi invece di 2. Sì, io con la Iacoviello siamo stati interrogati dal Senato, dalla Commissione del Senato, e c'era il presidente dell'AIFA che era presente. E noi abbiamo pensato, se il presidente dell'AIFA ci ha fatto qualche osservazione? No. Le osservazioni che hanno fatto gli altri noi abbiamo risposto adeguatamente. E quando è finita, dobbiamo fare qualcosa per questo problema, dobbiamo fare qualcosa. Bene, io l'unica cosa che ho visto è che il presidente dell'AIFA è stato cambiato. Adesso c'è un altro presidente. Ecco, voglio dire, non hanno fatto nulla. Durante la tregua estiva dell'epidemia, nel 2020, vengono tirate le somme dell'esperienza clinica territoriale e si lavora ai primi studi retrospettivi. Intanto, grazie al supporto dell'avvocato Grimaldi, la battaglia a favore della riabilitazione dell'idrossiclorochina giunge al Consiglio di Stato, che fissa un'udienza per valutare le nuove evidenze degli studi osservazionali dei territori italiani. Il Consiglio di Stato, con questo decreto cautelare che fissava l'udienza del 10 di dicembre, sosteneva: gli appellanti fanno valere, oltre a depositare documentazione scientifica in merito, dati ed elementi positivi tratti sul campo dalla loro pratica medica sui pazienti Covid, prima della sospensione deliberata dall'AIFA nel maggio del 2020, affermando che proprio la pratica medica
costituente nella pandemia Covid l'espressione più alta e rischiosa del dovere del medico di ricercare il farmaco da lui ritenuto, in scienza e coscienza, più idoneo a contribuire alla guarigione, debba essere tenuta in adeguata considerazione, giacché l'uso dei soli studi randomizzati, su cui fa esclusivo riferimento AIFA, comporta difficoltà di trasferimento dei risultati alla pratica clinica, specialmente durante un'emergenza sanitaria. Il 10 dicembre il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato da Grimaldi e il gruppo di medici, dando il via libera all'utilizzo del farmaco. L'AIFA pubblica quindi una nota correttiva in cui autorizza la somministrazione dell'idrossiclorochina. Ciò nonostante, un farmaco con una storia recente così controversa e in balia di continui cambi di rotta non riesce a riscuotere facilmente la fiducia della classe medica, ancora molto scettica sulla sua efficacia. Inoltre, l'influente opinione dell'OMS non è cambiata, l'idrossiclorochina non è efficace. E il peso di questa posizione ostacola drasticamente sia la ricerca sia l'utilizzo di questo farmaco. Al medico è stata data la possibilità di usarla l'idrossiclorochina a suo giudizio, però questo è, se mi consentite, è un cortocircuito, cioè tu, se mi fai fare a me la sperimentazione, dico a me, come sempre, a chi sa fare bene questa sperimentazione, tu se me la sai fare a me, io ti darò poi una parola decisiva e tu a quel momento potrai dire l'idrossiclorochina la usiamo o non la usiamo. Se fai così, tu praticamente non hai risposto alla domanda scientifica, hai dato un contentino ai medici e non saprai mai se quei medici la stanno usando correttamente l'idrossiclorochina. Ecco la via di mezzo politica, no? Quando io parlo di politica. Ti do l'idrossiclorochina? No, falla. Ma io non ci credo. E questa è stata la risposta dell'AIFA. Falla, ma io non ci credo. Allora, invece, fai una persona seria. Fai fare la sperimentazione adeguata, a quel punto la daremo o non la daremo a secondo come viene la sperimentazione. Comunque i dati che cominciano a emergere dalla letteratura evidenziano una certa efficacia del Plaquenil nel ridurre le ospedalizzazioni e i casi gravi fino anche a un terzo. Questi dati sono conosciuti dagli organi regolatori ai quali compete di decidere cose. Se invece di avere questa giacca marrone di medico ospedaliero ne avessi una blu di decisore, probabilmente saprei altre cose, darei un'altra valutazione a queste mie considerazioni e magari lascerai più libertà ai medici di prescrivere, perché in fin dei conti sono i medici che si giocano la loro stessa credibilità e la pelle degli ammalati. Un altro grande quesito accompagna questa storia sanitaria. Perché l'Italia e il mondo intero hanno smesso di osservare e trarre spunto dall'esperienza cinese nella battaglia contro il Covid, proprio quando la Cina sembra essere riuscita a risolvere il problema all'interno dei suoi confini? Sicuramente le modalità di tracciamento e quarantena utilizzate dalla Cina, dove vige un regime autoritario, non sono praticabili in Europa. Ma ci sono pratiche cliniche da cui invece avremmo potuto trarre ispirazione. L'esperienza sul campo, secondo me, in questo momento potrebbe risultare utile laddove in tutto il mondo si facesse uno sforzo per raccogliere dati, per capire chi sta facendo che cosa. Per esempio, tanto per tornare all'idrossiclorochina, ci sono paesi come l'India e la Cina che continuano a considerarla un trattamento d'elezione. Stiamo parlando di quasi 2 miliardi di persone. Quindi se non basta l'esperienza sul campo su 2 miliardi di persone, allora non so a che cosa possa servire la medicina sul territorio o la medicina, diciamo, nel real world, come si chiama. La situazione attuale oggi in Cina è estremamente controllata. Attualmente io mi sono tirato giù, proprio ho avuto una comunicazione recente sulle linee guida nel trattamento del Covid in fase iniziale. Loro consigliano una nebulizzazione di interferone, però usano la clorochina, preferibilmente, o l'idrossiclorochina in tutti i pazienti che vadano dai 18 ai 65 anni. Hanno l'uso nelle forme che si aggravano, cortisone, plasma iperimmune e l'eparina frazionata a tutti i casi che vanno in aggravamento, che non si risolvono subito, fanno eparina frazionata. Nel momento in cui il paese con maggiore esperienza scientifica anche sul campo, la Cina,
ha come unico farmaco di riferimento per il trattamento di Covid la clorochina, per me tutti gli altri discorsi sono chiusi. La Cina è una potenza economica e tecnologica, secondo me, molto molto più avanzata dell'Italia. E quindi bisognerebbe avere umiltà di confrontarsi con paesi che hanno più esperienza, tecnologicamente più evoluti, e stare nella loro scia. Questo farmaco funziona, ha funzionato, ma dato che è stato assunto ancora da una quota piccola della gente e l'hanno somministrato una quota piccola dei medici, purtroppo è un farmaco che è gravato da tanto scetticismo, perché se questo farmaco non esce e non viene raccontato dai medici che l'hanno dato e dai malati che l'hanno assunto con profitto, questo farmaco rientra nel mito, nella leggenda, e soprattutto viene sovraccaricato come un farmaco ad impiego politico. Che armi abbiamo per far sì che molti soggetti li possiamo curare a casa ed evitare l'ospedalizzazione? Non ce l'abbiamo. E allora perché non devo poter usare un farmaco che non costa niente e che non fa male alle dosi basse? Io non saprei dire di no a queste persone. Io gli posso dire, come scienziato, non hai la certezza che quello che stai facendo va bene. Ma dal punto di vista medico, in questa situazione, con un farmaco che non è tossico, può darsi che quell'effetto ce l'abbia, magari molto limitato. So 100 soggetti infetti da questo virus, gli do a tutti e 100 idrossiclorochina e nessuno di questi 100 va a finire in ospedale o si aggrava la malattia. No. Tutto quello che, tutti i dati, anche i migliori che abbiamo, parlano di una quota di persone. Quindi l'idrossiclorochina non sarà mai il farmaco che ci risolve la partita. Però potrebbe essere ancora oggi un buon farmaco per evitare che alcuni, una quota di persone, non si aggravi la malattia e vada a finire in ospedale. Quindi io dico che tutti i dati che abbiamo comunque adesso dovrebbero incoraggiarci perlomeno, non dico a usare l'idrossiclorochina così, ma a fare una sperimentazione decisiva. Noi sappiamo adesso come farla questa sperimentazione, se fosse finanziata adeguatamente per poterlo fare e rispondere a certe domande definitive. Lo possiamo fare, perché abbiamo adesso informazione, sappiamo dove abbiamo sbagliato. Però bisognerebbe appunto partire rapidamente. Io non vedo gente che vuole partire rapidamente per fare questa sperimentazione che ci dica con certezza qual è il ruolo dell'idrossiclorochina.